Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Sinceramente Vostro, che è il titolo che abbiamo voluto dare a questa mostra documentaria, come ha scritto Riccardo Cerrano, che è stato un po' il trait d'union tra le varie componenti organizzative di questa rassegna. Come ha voluto, una mostra documentaria dedicata al conte archeologo generale mancato. L'unica certezza è che era nato a Rivarolo ed è morto a New York, dove ha assolto la sua attività egregiamente di primo direttore del Metropolitan Museum, e ha lasciato una profonda traccia nella storia dell'archeologia internazionale con la sua esperienza a Cipro, che viene ripresa nella mostra che viene inaugurata, viene presentata martedì il 29 giugno a Torino e viene aperta al pubblico il giorno successivo. Come potete immaginare, abbiamo un po' di saluti di rito in questa giornata. Partirei dal sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, che è un po' il padrone di casa, che in questo castello, che vi ricordo il prossimo anno festeggerà i 40 anni di acquisizione da parte del comune, una data molto importante, non prima di salutare altri due sindaci, il sindaco di Settimo Vittone, comune che comprende come frazione Cesnola e quindi un legame doppio con Luigi Palma, il sindaco di Castellamonte, il vice sindaco di Barbania, città che ha dato i natali a un altro grande archeologo, il padre, possiamo dire, del nostro grande Museo Egizio di Torino. Bene, signor sindaco. Intanto buon pomeriggio a tutti. Guido Novaria si è precipitato nella scaletta, ma ha saltato un passaggio. Io preferirei, anzi sono contento, che il primo saluto lo faccia il padrone di casa, nel senso padrone di casa colui che gestisce il Castello Malgrà, colei che gestisce insieme all'Associazione Amici del Castello Malgrà, l'architetto Silvia Vacca, quindi il primo saluto lo facciamo fare all'architetto Silvia Vacca. Poi farò il mio saluto. Va bene, allora do il benvenuto a tutti. Siamo felicissimi come associazione di poter riaprire le sale del castello. L'anno scorso abbiamo organizzato delle serate che sono andate molto bene, devo dire, con grande partecipazione, sia musicali sia presentazioni di libri, ma purtroppo avevamo dovuto tenere chiuse le sale. Invece quest'anno, seppur aprendo con un po' di ritardo, abitualmente apriamo a fine aprile, siamo arrivati a fine giugno, però con le sale aperte, con una mostra assolutamente interessante, importante e che è un rinnovo della nostra città. Quindi non posso che dare il benvenuto a tutti per oggi. Vi chiedo di pubblicizzare questa apertura del castello e quindi di invogliare le persone a venire. Dico subito che non sarà necessario prenotare le domeniche pomeriggio per venire a visitare il castello. Poi, per quanto riguarda gli eventi, ne parleremo dopo. Ma non vediamo l'ora di avere di nuovo persone che passeggiano attraverso le sale, sia per visitare la mostra che per visitare il castello. Quindi mi riaggiorno nei miei discorsi dopo e adesso passo la parola al sindaco. Grazie. Grazie agli amici del castello, grazie a Silvia Vacca e ancora buon pomeriggio, benvenuti. È veramente bello accogliere, come negli anni passati, a parte l'anno scorso, che la pandemia ci ha purtroppo obbligati a non fare questa inaugurazione. Come gli anni passati, dicevo, ad inaugurare la stagione del Castello Malgrà di Rivarolo con le visite guidate e con una mostra. Ma quest'anno è sicuramente un anno diverso. Intanto il ritorno alla presenza, ma è il ritorno con una mostra importante, con un evento importante, parlando di un personaggio importante. Ha detto bene prima Guido Novaria, è certo che è nato a Rivarolo e morto a New York, ma è stato un personaggio che è eclettico sicuramente, ma Luigi Palma di Cesnola ha lasciato un segno profondo non solo dove è nato, quindi a Rivarolo, che l'ha ricordato e lo ricorda, l'ha ricordato negli anni passati, l'ha ricordato in varie occasioni, lo ricorda quest'anno che non c'è un'occasione particolare dal punto di vista né storico né anagrafico, ma è un personaggio che viene ricordato a Rivarolo come viene ricordato a New York, come viene ricordato in tante altre parti del mondo, quindi un personaggio che ha lasciato un segno profondo del suo passaggio.
Io ringrazio, ma li ringrazierò dopo alla fine, tutti coloro, sono stati tanti veramente quelli che si sono dati da fare per far sì che questa mostra diventasse, avesse il valore, che poi naturalmente quando la vedrete capirete il valore di questa mostra, e questo trade union tra Rivarolo, New York, Cipro, Rivarolo e Torino, perché ci sarà anche la mostra che martedì verrà inaugurata ai Musei Reali di Torino. Quindi un personaggio importante, un personaggio che merita attenzione, un personaggio che ve lo presentiamo con le caratteristiche internazionali e locali. Sono contento, cito una persona sola, ma ne citerò tante poi ringraziando coloro che, come ho detto, hanno partecipato. Cito la parente della famiglia del Conte, che è venuto a venire da Firenze a Rivarolo, mi fa veramente molto piacere e molto onore, un erede che ci fa piacere sia qua. E ringrazio tutte le persone, in modo particolare coloro che hanno voluto e insistito che questa mostra venisse collocata proprio in contemporanea con la mostra di Torino. Lascio quindi la parola a chi deve fare l'intervento dopo di me, che è l'assessore alla cultura della città di Rivarolo, Costanza Contacanova. Bene. Buon pomeriggio a tutti e mi unisco ai ringraziamenti anche alla felicità del sindaco che mi ha preceduto. E sembra quasi di fare un tuffo nel passato, ovviamente con i dovuti distinguo a quel giugno del 1900, data dell'ultima visita di Luigi Palma di Cesnola a Rivarolo, in cui, come in parte oggi ovviamente con i dovuti distinguo a livello temporale, la città si era stretta intorno a questo personaggio rivarolese di nascita, ma che poi aveva avuto successo soprattutto oltreoceano. E quindi potrebbe quasi essere un'analogia, se non fosse che fosse forse l'unica vera stonatura, l'unica vera diversità sarebbe stata che Luigi Palma di Cesnola si fermò un po' prima del cancello di entrata del castello all'asilo Maurizio Farina, a cui era profondamente legato, e fu la prima tappa di quel percorso che viene raccontato dal Roversi, dal segretario del Metropolitan, e che poi finì con un pranzo a Palazzo Lomellini. Quindi davvero oggi è un piacere vedervi qui così numerosi, rivederci in presenza dopo tutto questo tempo, ormai il secondo anno in cui insomma ci siamo più visti a distanza che in presenza. E ecco, io vorrei riassumere un po' questo momento con tre parole. E la prima parola è coralità. Questa mostra è stata una mostra corale perché hanno collaborato in tanti alla sua realizzazione, tanti hanno voluto fortemente che ci fosse, che venisse inaugurata oggi, e tante persone, sia singoli cittadini rivarolesi, sia istituzioni, sia associazioni, in tanti abbiamo collaborato, e ognuno con la sua parte per far sì che questo momento fosse possibile. E davvero siete stati tutti preziosi, il sindaco poi vi ricorderà tutti quanti alla fine, ma davvero è stato un momento importante. La seconda parola è la parola connessione, non tanto a internet in questo caso, ma connessione sul territorio, perché questa mostra ci dà la possibilità di essere connessi con la nostra città, con il territorio circostante. Abbiamo qui il sindaco di Cesnola, di Settimo Vittone, di cui Cesnola è una frazione, e terra che ha dato appunto i natali, insomma, l'origine della famiglia Palma di Cesnola per l'appunto. Quindi davvero un'opportunità di fare davvero territorio. Il collegamento ovviamente con Torino, con la mostra che ci sarà, che verrà inaugurata a Torino, e poi ovviamente tutti i collegamenti oltreoceano che si possono pensare, quindi la connessione. E poi soprattutto forse c'è un motivo, soprattutto la terza parola è la parola rinascita. Rinascita perché, come è stato già detto, il castello era l'anno scorso è stato aperto per degli eventi, ma è il secondo anno, sarebbe stato quest'anno, in cui non c'era una mostra all'interno del castello, che è cosa invece abituale prima del Covid. Quindi una rinascita da questo punto di vista è una rinascita con un personaggio che insomma di rinascita
ha qualcosa da insegnarci. L'accennava prima il sindaco, che la vita di Luigi Palma di Cesnola è stata una vita tra trionfi ma anche diverse cadute, e quindi insomma questa rinascita è un po' insita in questo personaggio. E non solo, e qui chiudo, perché il motto della famiglia Palma di Cesnola è oppressa resurgit, in riferimento alla palma che è presente appunto sullo stemma araldico, e quindi anche in questo caso un rimando a ciò che magari è stato schiacciato, oppressa per l'appunto, e che poi però rinasce. E questo spero che possa essere un augurio per tutti noi che comunque usciamo da 2 anni un po' a singhiozzo di pandemia, di difficoltà, che possa essere veramente anche un augurio di buon auspicio per la nostra città. Grazie ancora a tutti, e adesso io passo la parola al consigliere regionale Mauro Fava, che ci onora della sua presenza. Grazie a tutti, per me è un onore, come dici tu, essere qua oggi a rappresentare una delle nostre istituzioni, a rappresentare sia la Regione Piemonte che il Consiglio regionale. Vi porto i saluti dei due presidenti, del governatore Alberto Cirio e del presidente del Consiglio Stefano Allasia, e nonché quello dell'assessore, che mi ha detto: se avete te, portaci i saluti anche miei, perché è bello che ci ricordino in queste occasioni. Scusate, ma c'è la maschera, ti saluto. È bello che ci ricordino in queste occasioni, anche le istituzioni vengano ricordate. Oggi siamo qua, penso che io un po' di curiosità ce l'ho ad andare a vedere questa mostra, perché sono sincero, dico, non conosco, non l'ho mai vista, voglio togliermi sto pallino dei giorni che mi viene in testa, che mi dicono devi andare a Rivarolo, ho guardato un po' di cose, oggi voglio, non so, penso anche voi curiosi di vederla. Dunque non rubo altro tempo e vi ringrazio tutti, perché oggi è una delle prime volte, come dicevano prima, che siamo in presenza dopo un periodo difficile che abbiamo passato tutti quanti. L'unica roba che posso ricordare a tutti: non abbassiamo la guardia, perché il Covid non è finito, non sappiamo quello che ci aspetta in futuro, ma teniamo ben presente che sia mascherina che tutto quello che ci dicono, qualcosa di vero e importante c'è. Grazie a tutti, a dopo. Lasciamo la parola adesso al nostro storico rivarolese Riccardo Poletto. Allora, come nasce questa mostra? Questa mostra, l'idea, nasce l'anno scorso in concomitanza con la mostra di Torino, che avrebbe a sua volta dovuto aprire l'anno scorso, no? Cipro Crocevia di Civiltà era programmata per un anno fa e invece era saltato tutto appunto per la pandemia. Noi in quell'occasione abbiamo pensato di approfittare dell'occasione per riscoprire il personaggio che è un po' al centro di questa, anche della mostra di Torino, il nucleo principale delle antichità cipriote che sono al Museo di Antichità di Torino, sono state donate sia da Luigi sia dal fratello Alessandro, che è il bisnonno della signora Cesnola, che è venuta a trovarci oggi. Quindi una mostra, quella di Torino, che sarà arricchita da anche materiale che arriva da altri, dal Metropolitan e da altri musei, ma il nucleo fondamentale è quello appunto regalato dai fratelli Cesnola al Museo di Antichità di Torino. Cosa volevamo ricercare con la mostra di Rivarolo? Ma approfondire la figura di questo personaggio e soprattutto sottolineare il suo essere rivarolese, perché Luigi Palma di Cesnola è nato a Rivarolo, è vissuto a Rivarolo nella sua gioventù, poi la maggior parte della sua vita l'ha passata tra Cipro e New York, ma le radici con questa nostra città non le ha mai tagliate. E allora, andando a approfondire l'argomento, a cercare di qua e di là, abbiamo scoperto un sacco di cose particolarmente interessanti. Beh, prima di tutto abbiamo scoperto la ricchezza di documentazione che c'è qui a Rivarolo su questo nostro personaggio. Cioè, parliamo sì dei archivi, chiamiamoli istituzionali, l'archivio del comune, l'archivio della parrocchia, l'archivio dell'asilo Maurizio Farina, ma abbiamo visto anche tanto materiale che arriva da privati,
Ringraziamento quindi a Ivo Giustetti, Andrea Scavini, il geometra Danilo Pieracchiotti, Domenica Zanotto, la famiglia Bazzarone, Renato Rossi, tutte persone che hanno messo a disposizione il materiale che avevano raccolto nei loro archivi. Luigi Palma di Cesnola, rivarolese, appunto detto, nato a Rivarolo, famiglia rivarolese, come famiglia nobile, ma molto, molto aperta. Vabbè, lo zio Alerino è quello dei moti del 21, è quello del periodo napoleonico, no? Che ha fatto carriera durante l'occupazione francese. Il papà, Maurizio, anche lui ha fatto carriera nell'esercito francese, anche lui partecipato ai moti del 21, ma poi è tornato a Rivarolo e ha avuto un ruolo importante in quella cerchia di persone intorno a Maurizio Farina che ha messo le basi per lo sviluppo della nostra città nell'Ottocento. Quindi Luigi e i suoi fratelli respirano quest'aria di rinnovamento, di ripartenza, questa atmosfera che trasforma Rivarolo, che è un piccolo borgo agricolo, in una cittadina particolarmente fiorente che diventa un polo importante per il canavese. Frequenta l'asilo Maurizio Farina, novità assoluta, ricordiamoci che gli asili nascevano per la povera gente, lì c'è la scelta della famiglia e di altre famiglie rivarolesi di fare un asilo aperto a tutti, dove vanno i giovani ricchi, come attesta anche una lettera di Ferrante Aporti. La mamma è una delle persone che contribuiscono notevolmente allo sviluppo di questo asilo, frequenta il collegio convitto di Rivarolo, e qui c'è una gustosissima descrizione, anche se non lo nomina, di Bertolotti nelle passeggiate del Canavese. Bertolotti nelle passeggiate del Canavese inizia il capitolo su Rivarolo dicendo che lui conosce Rivarolo perché va al collegio convitto, e lì viene praticamente preso sotto la protezione di Luigi, che è suo cugino, sono cugini, e quindi lo immette, diciamo, in questo ambiente all'inizio. Ricordiamo, il collegio convitto in quel periodo gode l'ultimo periodo di sviluppo, periodo d'oro possiamo chiamarlo, sotto la direzione di Don Francesco Vallosio, che anche lui usava metodi abbastanza moderni. Quando Don Francesco Vallosio lasciò la direzione, decadde rapidamente, negli anni 50 fu chiuso. Poi partecipa alla prima guerra di indipendenza, e da quel momento a Rivarolo fa solo più delle fugaci apparizioni, no? Perché nel 48 va volontario, aveva 16 anni, no? E fa solo più fugaci apparizioni. Poi va in America, ma in tutto questo periodo periodicamente ritorna, tornando da Cipro per altri motivi, l'ultima visita, appunto, come ricordava Costanza, nel 900. Allora, andando a ricercare in tutto questo materiale, abbiamo scoperto una persona, beh, prima di tutto una testa canavesana come pochi, caparbio, testardo, cocciuto, tutto quello che vogliamo, ma grazie a quello è riuscito a fare carriera. Una sensibilità non comune nei riguardi della sua città, che si manifesta fattivamente con elargizioni continue, beh, prima di tutto all'asilo Maurizio Farina, a cui era molto legato nel 900, appunto, quando va via lascia una busta con 1.000 lire dentro, una cifra astronomica. Ma in quell'occasione, e anche prima, è un finanziatore continuo delle società di mutuo soccorso, no? Il welfare di allora. Quindi, voi capite cosa significava, ecco perché quando nel 900 e anche prima, quando arriva, gli fanno delle feste enormi. Gente che metteva da parte nella cassa della società di mutuo soccorso un centesimo alla settimana, che si vede arrivare di colpo 100-200 lire così piovute proprio dal cielo. Un altro aspetto che è emerso da queste ricerche, la sensibilità verso il problema dell'emigrazione.
sia lui sia la moglie a New York si presero molto a cuore il problema degli immigrati italiani, che erano proprio l'ultimo scalino della scala sociale. E in questo c'è una collaborazione importante con Madre Cabrini, Santa Francesca Cabrini, che era appunto, viene chiamata la santa degli immigrati, no? Mandata dal Papa Leone XIII in America. Lei voleva andare in Cina, però va in America, che lì i problemi sono più grossi. E lì c'è una collaborazione molto stretta della moglie di Mary e anche sua personale, per aiutare gli immigrati, quindi scuole, orfanotrofi e l'ospedale. L'ospedale, quello che oggi è un grosso ospedale di New York chiamato Cabrini Hospital, nasce come Columbus Hospital, finanziato da Luigi Palma di Cesdola per gli immigrati italiani. Ecco perché nel Novecento, quando viene, c'è questa, se avete letto la relazione del Roversi, è un vero e proprio trionfo. Comunque questo personaggio non era certamente un santo, comunque, perché detto così sembra quasi di trovare, no? Era una persona molto concreta, una persona molto reale, con i suoi scatti, con le sue azioni, tanto per dire, si faceva chiamare Conte, ma qualcuno mette in dubbio questo titolo perché aspettava al fratello maggiore, lui era un fratello cadetto. In America si faceva chiamare generale dicendo che l'aveva nominato Lincoln, ma nessuno mai ha trovato un documento che attestasse questo. Però anche così, anche se come diciamo in piemontese faceva un po' il gadan, ci è simpatico lo stesso, anzi sia simpatico ancora di più proprio per questi tratti umani che speriamo di aver fatto emergere nella mostra che adesso andremo poi a inaugurare. Grazie. Scuso con Silvia Vacca che non l'avevo presentato prima, ma le scalette sono state un po' invertite per l'arrivo di altri personaggi. Mi dicono che il sindaco di Settimo Vitone non vuole parlare. Una cosetta ce la dice, sì. Prego, una nota femminile, poi parlerà Mauro Cornelio, prego. Devi dire perché qua. No, mi spiace rubare tempo, siamo tutti curiosi, almeno personalmente molto, e quindi mi spiaceva rubare tempo. Beh, ovviamente vi saluto con un forte abbraccio, visto che cominciamo a poterlo fare, insomma. Vi porto i saluti di tutta la mia comunità. Settimo è forse uno dei primi comuni che ha visto la fusione di altri, è venuto fuori dalla fusione di altri, nel senso che Settimo Vittone è costituito dal comune di Cesnola, dal comune di Montestrutto e dalla parte appunto di Settimo Vittone. Quindi Cesnola è una frazione importante che aveva un suo territorio molto delineato, che lo si ritrova ancora nelle risultanze catastali, insomma parte dalla parte bassa del territorio lungo il fiume Dora Baltica e risale inglobando la frazione che adesso abbiamo come frazione, comunque la località Cornalei, e salendo parecchio lungo il versante. Ecco, io non ho una conoscenza approfondita del Conte Palma, so però che, e questo risulta, mi è risultato, ho avuto l'occasione di trovarlo leggendo qua e là qualche atto storico, che aveva anche una certa caparbietà e litigiosità, perché di documenti dove si vede che il Conte Palma in qualche modo rivendica o contrasta, insomma, me ne sono passati un po' sotto il naso, diciamo. Quindi questo ovviamente dà un po' l'immagine del valore storico e del magari anche un po' controverso, insomma, del Conte Palma. Non mi dilungo perché qui ci sono argomenti molto più importanti di quelli che posso portare io. Vi ringrazio, sono molto contenta che abbiate pensato al comune di Settimo Vittone e alla frazione di Cesnola, e sottolineo quanto ha detto l'assessore alla cultura, ovvero che se muoversi di territorio è sempre un valore aggiunto, molto di più di quanto noi nel nostro piccolo possiamo percepire.
approfitto ancora di questa possibilità per sottolineare un aspetto che sicuramente era caro anche al Conte Palma. La frazione di Cesnola è patria dei vigneti e del paesaggio terrazzato che abbiamo, che contraddistingue nell'immaginario che ciascuno di noi ha, contraddistingue il territorio dal confine della Val d'Aosta fino a Borgo Franco di Ivrea, insomma. E questo paesaggio è lì, è stato costruito pietra su pietra si parla già in epoca romana, ma sicuramente è stato la testimonianza del lavoro dei nostri avi e di quelli coevi al Conte Palma, insomma. A noi rimane una testimonianza molto forte, una responsabilità molto forte di far sì che questo paesaggio sopravviva. Ci saranno tutta una serie di eventi, legati a questo nel corso dei prossimi mesi. Domani stesso c'è un'attività interessante che si fa ai Balmetti. Il Conte Palma è molto legato a Borgo Franco di Ivrea, perché addirittura ha un cascinale intitolato al Conte Palma. E appunto i Balmetti, immagino che tutti voi sappiate cosa sono, insomma, sono queste cantine che sono più di 300 cantine ricavate nella roccia naturale che si sviluppano lungo Via del Buonumore. Si chiama così perché era da sempre stato una località dove i borgofranchesi non solo si ritrovavano. Domani ci sarà un evento Rewin di ripartenza anche lì, dove si potranno degustare tutti i vini del Canavese. Ne approfitto per invitarvi tutti. Grazie. Finalmente l'opuscolo che è stato fatto grazie alla collaborazione dell'Uni3 di Rivarolo, Fabri e Feletto per in occasione di questa mostra. Brevemente ritorniamo ai tempi, 3 o 4 minuti per Mauro Cornelio, uno dei curatori della mostra, a seguire Silvia Vacca che parlerà degli eventi collaterali. E poi non ci saranno, e quindi togliamo recuperiamo qualcosa, Elisa Panero e Luca Bombardieri, che sono i curatori della mostra di Torino, Cipro, Crocevia delle Civiltà, che viene aperta al pubblico da mercoledì prossimo. Martedì la presentano i giornalisti e visite private, il mercoledì apertura al pubblico. Poi può darsi, eh? Poi nella scaletta c'è scritto Alberto Rostagno, ringraziamento e saluto finale, e poi ci saranno le note tecniche per la visita all'interno di questa mostra. Prego Mauro. Allora, rubo i 3 minuti assegnati da Guido Novaria per dire 2 cose. Uno, che sull'incentivo, sullo spunto anche da parte del sindaco di Settimo, abbiamo in previsione poi un percorso sull'orma di Luigi Palma di Cesnola, di andare a scoprire il paesaggio di Cesnola. E poi l'altra è che anche la mostra è una sorta di percorso di esplorazione. Ovviamente la mostra di Torino nelle sale di Palazzo Chiablese è una mostra per certi versi più facile, più ecco, le moto stanno andando chiaramente verso Palazzo Chiablese, una mostra più facile per il pubblico sul momento, nel senso che pezzi di archeologia classica sono sicuramente elementi più accattivanti. La mostra di Varolese richiede al pubblico una maggiore attenzione, se vogliamo, ma scoprendo, cioè soffermandovi sui testi, sulle didascalie, sulle riproduzioni dei documenti, perché chiaramente le collezioni private che ci hanno fornito i loro documenti, in alcuni casi abbiamo potuto esporre degli originali, in altri per cautela di conservazione abbiamo scelto la via della riproduzione, però tutti questi frammenti ci porteranno a conoscere meglio la figura del nostro concittadino rivarolese. Un ultimo spunto: in una delle lettere della collezione Giustetti c'è una descrizione, una sorta di resoconto dell'asilo Maurizio Farina, dove si dice come avevano investito alcune somme arrivate dal conte Palma di Cesnola. E tra questi c'era anche: abbiamo comprato per i bambini torcetti e caramelle per la festa di fine anno, poi il resto lo accantoniamo per le esigenze dell'anno venturo. Io mi immaginavo questa cosa, i bambini rivarolesi che mangiando quel torcetto pensavano a questa figura che era un po' come Papà Gambalunga, forse, in un cartone che guardavo da bambino, che era al di là dell'America, chissà come glielo rappresentavano a fine 800 questo munifico donatore, benefattore. E poi pensavo anche dall'altro lato,
a Luigi Palma di Cesnola, che magari riesce a farsi arrivare dei torcetti da d'oltreoceano in qualche pasticceria americana che limitava, e dal suo studio il Metropolitan pensa allo stesso spazio, a quel paesaggio canavesano e di Cesnola che è stato evocato prima. Buon proseguimento, lascio la parola. Allora, a me hanno dato compito di parlare degli eventi. Non vorrei farvi un elenco degli eventi perché rimarrebbe prolisso e non servirebbe a nulla, ma ricordo i primi che ci saranno e soprattutto ricordo a tutti che visitando la mostra troverete delle cartoline pubblicitarie della mostra dove sul retro c'è tutto l'elenco degli eventi. Quindi sarà molto più semplice andare a leggere direttamente lì tutti i titoli delle conferenze, dei concerti e quant'altro. Mi preme però dire alcune cose. Allora, in primis il concerto che aprirà la stagione musicale e di eventi che si svolge questa sera. Un concerto di 4 percussionisti in modus ensemble, il cui titolo è La musique percutante. Un concerto, come ho detto a chi mi ha chiesto nei giorni scorsi, un concerto da ascoltare ma anche da vedere, perché 4 percussionisti all'opera è un gran bel vedere, insomma. Sono molto felice della partecipazione, siamo andati, come per tutti gli eventi, dovremo andare con prenotazione, quindi nella cartolina troverete i numeri di telefono da chiamare per poter prenotare, e sono molto felice della partecipazione perché abbiamo già una 60 di persone prenotate, considerando che combattiamo contro la partita dell'Italia. È un gran traguardo per noi, molto più che se l'Italia vince, che glielo auguro ovviamente, però ci fa molto piacere. Oltre a questi eventi musicali ci saranno delle conferenze. Ricordo la prima, che sarà giovedì prossimo, 1° luglio, e sarà proprio tenuta dal professor Luca Bombardieri e da Enrica Panero, curatori della mostra di Torino, ed avrà proprio il titolo Cipro, crocevia di civiltà. Tutte le conferenze, i concerti si terranno nel cortile, quindi dove siamo noi ora, quindi all'aperto, mentre invece ci saranno delle domeniche in cui si svolgeranno dei laboratori didattici di gioco e di conoscenza del nostro personaggio Luigi Palma di Cesnola, saranno a tema, e questi si svolgeranno nel parco, proprio per dare più margine, più spazio ai bambini per potersi divertire e giocare. Quindi questi sono gli eventi in linea generale che noi abbiamo pensato tutti insieme come accompagnamento alla mostra che vedremo. Prima di chiudere questo discorso volevo fare alcuni personali ringraziamenti e dare dei piccoli doni, ma prima ancora ricordare che grazie al Circolo Filatelico Numismatico di Rivarolo, in particolare a Fulvio Verna che ne è il responsabile, hanno avuto una bellissima idea, cioè hanno creato una cartolina e hanno fatto l'annullo filatelico proprio per questa occasione. Quindi per chi fosse interessato le abbiamo all'interno, quindi ce le potete chiedere, sono già disponibili da oggi, ed è stato secondo me una cosa interessante e utile, diciamo, per ricordare negli anni a venire questo personaggio. Ora io ci tenevo a ringraziare in modo particolare due persone che sono venute oggi qua, vi chiederei di venire un istante qua, giuro non vi faccio parlare, però ci tenevo a lasciare un piccolo omaggio, che è il libro sul Castello Malgrat, e sono due persone, soprattutto una a cui ho rotto particolarmente le scatole in questi mesi, ed è la signora Alessandra Palma di Cesnola. Lei e sua sorella, credo di aver scritto, non so, 2000 messaggi a loro, e la ringrazio perché oggi, viaggiando in treno, è riuscita a portarci una serie di documenti e addirittura il catalogo di tutta la donazione che aveva fatto Alessandro Palma di Cesnola a Torino. Non sono in esposizione in questo momento perché la signora è arrivata mezz'ora prima dell'inaugurazione, per cui ci teniamo a inserirli in teca, eccetera, però sappiate che da domani saranno esposti anche questi documenti in originale. E l'altra persona invece è Viola Monica, perché Viola Monica? Perché è l'attuale proprietaria del castello, dei ruderi e della cascina di Cesnola. Quindi ci tenevo che loro due fossero qua presenti oggi perché sono, diciamo, quello che rappresentano oggi Cesnola. Quindi se venite qua un istante vi dono solo questo libro. Grazie mille.
Grazie, molto bene. E poi un libro ci tenevo a darlo al così in ricordo di questa visita al castello di Malgrà e per conoscere qualcosa del nostro castello. E poi un piccolissimo fuori programma: noi pensavamo l'anno scorso di fare questa cosa, poi purtroppo non abbiamo aperto, ma nei rinnovi, nelle riaperture, in queste cose qua ci deve essere sempre qualcosa di nuovo, che non è solo una mostra, ma è qualcosa di nuovo che rimane, secondo me, a chi organizza queste cose, all'associazione, eccetera. Quindi io chiederei di venire in qua con il nostro stendardo che non abbiamo mai avuto e che abbiamo da ora. Grazie Manuel. E poi chiederei ad una persona che so benissimo che non vuole, ma non importa, l'abbiamo un po' ingannata nel farla venire oggi qua, che è Laura, mi sta già guardando malissimo da dietro la mascherina, perché lo stendardo l'ha cucito e realizzato tutto lei. E quindi ci tenevo, insomma, a farvi sapere il grande lavoro che ha fatto. Loro fanno parte del gruppo dei credendari del Cerro, con cui un paio di anni fa abbiamo organizzato queste bellissime giornate medievali, che speriamo di poter rifare, Covid permettendo, quindi allontaniamo prima il Covid e poi riusciremo di nuovo ad avere questo. Però ci tenevo che fossero presenti loro nel momento in cui per la prima volta esponevamo il nostro stendardo, anche per il grande lavoro che avevi fatto, quindi grazie, grazie. Tante. Bene, io direi che ho detto tutto quello che dovevo dire sugli eventi e quant'altro, quindi a parte ancora ringraziare, ecco, due note proprio tecniche nella visita alla mostra. Oggi sono leggermente diverse da quello che sarà poi nei giorni a seguire, perché avremo ancora dei percorsi più vincolati. Però tornando all'ingresso, se entrate a destra vedete la prima sala della mostra e poi, per chi è già stato al castello lo sa, passate dall'altro lato della Manica, quindi attraversando l'androne, salite al primo piano e potete visitare tutta la mostra al primo piano. Per chi fosse interessato eventualmente ancora al concerto di questa sera, non ha che da dircelo, in modo tale che noi assegniamo già anche i posti. Lascio la parola, credo, al sindaco per i ringraziamenti finali. Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie Silvia. Ok, grazie Silvia. Sono doverosi i ringraziamenti, anche se sarebbe molto più semplice, visto che la mostra ci attende e non vediamo l'ora di vederla, di fare un ringraziamento corale, ma non lo posso fare perché sono veramente tante le persone che hanno collaborato, che sono state veramente disponibili nella realizzazione di questa mostra, che naturalmente ha avuto un lavoro molto lungo. Quindi il mio primo ringraziamento va all'Associazione Amici del Castello Malgrà, Silvia Vacca, e a tutto il gruppo, perché Silvia Vacca lavora con un gruppo che sicuramente ha lavorato molto in questi mesi, in questi giorni, per realizzare questa mostra. E poi gli amici sindaci che sono venuti a trovarci e che sono stati molto disponibili, sindaci, vice sindaci, assessori, consiglieri che sono qui presenti. Ringrazio naturalmente il consigliere canavesano Mauro Fava, che ha portato i saluti della regione Piemonte. Vado avanti con i ringraziamenti, l'assessorato alla cultura, e con l'assessorato alla cultura inserisco la biblioteca Domenico Bessomercheis, quindi Riccardo Cerrano, Maria Grazia Spadella, e naturalmente grazie a Costanza Contacanova. I curatori della mostra: Riccardo Poletto, Guido Novaria, Roberto Franzino, Mauro Cornelio e Riccardo Cerrano ancora. I curatori dei laboratori didattici: Giulia Cordò, Alessia Moretto e Lorenzo Vacca. L'ottoressa Elisa Panero dei Musei Reali e il professor Luca Bombardieri dell'Università di Siena, che sono i curatori della mostra di Torino, non sono potuti venire oggi, ma verranno prossimamente anche con quell'evento, con quell'evento che ha presentato, di cui ha parlato prima Silvia Vacca. Il dottor Leona, l'attuale direttore del Metropolitan Museum di New York. L'associazione Unitre di Rivarolo Fabri e Feletto. L'associazione Passepartout di Rivarolo Canavese. E poi è presente in sala, e lo ringrazio veramente tanto, Ivo Giustetti Podio, per il materiale che ha messo a disposizione, e con lui anche Andrea Scavini, l'architetto Danila Peracchiotti, grazie, Domenica Zanotto, la famiglia Bazzarone Fantini, Renato Rossi, grazie, la parrocchia di San Giacomo, l'Istituto Immacolata Concezione,
l'asilo Maurizio Farina, vedo il presidente Maurizio Baghiroli, grazie, la biblioteca Costantino Nigra di Ivrea, il museo Cabrignano di Codogno, Lodi, l'associazione Passepartout, l'ho detto già, il gruppo filatelico che per ultimo ha contribuito con questo bellissimo annullo. Quindi grazie, grazie veramente a tutti. Ora non ci resta che andare a vegetare e a vedere la mostra. Ringrazio anche i giornalisti presenti in sala, Obiettivo News che ha fatto le riprese. Grazie ancora a tutti e buona mostra.